Buongiorno a tutti e ben ritrovati per questa nostra nuova puntata di 7 in punto. Questa mattina siamo con il professor Giampaolo Rossi, che oltre a essere professore ordinario di medicina interna all'Università di Padova è anche direttore del Centro per l'Ipertensione dell'azienda ospedaliera di Padova, un centro specializzato proprio nella diagnosi e cura dell'ipertensione. Prima, buongiorno professore, benvenuto. Buongiorno, grazie. Così scherzando, dicevo, parliamo di ipertensione, tutti pensiamo di saperne abbastanza dell'argomento, invece ogni volta che parlo con il professore scopro qualcosa di più e forse scoprirete anche voi che sapete ben poco di questa malattia che colpisce una vasta parte della popolazione un po' in tutto il mondo. È così, professore? Pensiamo di sapere tutto? Beh, probabilmente sì, perché recentemente è uscita una pubblicazione molto importante che ha fatto il punto sullo stato di conoscenza e di controllo dell'ipertensione nel mondo e che ha mostrato che più o meno la metà degli ipertesi non sanno di avere la pressione alta. Di quelli che sanno di avere la pressione alta, quelli che sono in terapia sono all'incirca la metà e quelli che hanno i valori della pressione ben controllati dalla terapia sono ancora una proporzione più piccola. Quindi questo è un problema drammatico a livello mondiale, soprattutto in alcuni paesi, ma anche nel nostro, che ha un livello di cure mediche sicuramente all'avanguardia nel mondo. Ecco. Quindi il problema dell'informazione è un problema assolutamente cruciale. È cruciale soprattutto perché l'ipertensione porta con sé una serie di complicazioni molto pesanti che possono arrivare ad essere causa appunto di morte. Sì, sono quelli che noi chiamiamo gli eventi cardiovascolari, cerebrovascolari e renali, cioè l'infarto, lo scompenso cardiaco, le aritmie, soprattutto la fibrillazione atriale. Per quanto riguarda il cervello, l'ictus, sia la forma emorragica che è la forma tipica, la complicanza tipica della puntata ipertensiva, della pressione non controllata, ma anche la forma più frequente di ictus che è l'ictus ischemico, cioè legato a un blocco, a un'ostruzione di un'arteria cerebrale. E poi anche le insufficienze renali, l'ipertensione insieme al diabete è la principale causa di insufficienza renale tale da portare alla dialisi o al trapianto. Forse non ci si rende tanto conto di quanto terribili sono queste conseguenze, perché uno dice: vabbè, io ho vissuto la mia vita, continuo a fumare, continuo a fare una vita sregolata, stressata, a mangiare in modo sregolato e via dicendo. Tanto se mi viene l'infarto e ci resto secco, finisce tutto lì. Ma in realtà non è così, perché se uno ha l'ictus, poi molto spesso ha bisogno di assistenza per muoversi, per camminare, per alimentarsi, per andare in bagno e così via. E la dialisi è una condizione estremamente impattante sulla qualità della vita. Quindi il messaggio principale è che bisogna cominciare a misurarsi la pressione e a controllare l'ipertensione se è presente fin da giovani per evitare queste conseguenze che si manifestano tardivamente nella vita e che possono peggiorare notevolmente la qualità della vita. Tra l'altro siamo molto più agevolati rispetto al passato, perché ci sono queste famose macchinette che si possono tranquillamente utilizzare anche in famiglia per controllare la pressione. Lei diceva fin da giovani, ma da che età potrebbe essere un problema? Beh, la pressione dovrebbe essere controllata una volta ogni tanto anche dai 18-20 anni in su. Naturalmente i valori tendono ad aumentare spontaneamente con l'età, ma quel che succede è che aumenta normalmente il valore della pressione massima
e la pressione minima tende a ridursi con l'età, a meno che non ci sia una malattia ben precisa che causa l'ipertensione. Generalmente si pensa che l'ipertensione sia una malattia idiopatica, cioè primaria o non legata a una causa precisa. Invece nel nostro centro attualmente scopriamo una causa all'incirca in un paziente su tre, cioè nel 35%. Quindi 35% dei casi l'ipertensione è determinata da un'altra patologia. Esattamente, è il segno di una di un'altra patologia. E che, quali possono essere queste patologie? Beh, le principali sono una produzione eccessiva di un ormone che aumenta la pressione perché fa trattenere sale e acqua, che è l'aldosterone. Aldosterone. E che viene prodotto da due piccole ghiandoline che abbiamo sopra i reni, che si chiamano ghiandole surrenaliche. E questa è la causa principale. Poi un'altra causa molto frequente è rappresentata dai disordini del respiro durante il sonno, però i russamenti e le apnee. Noi abbiamo nelle arterie del collo dei sensori che sentono il livello di ossigeno nel nostro sangue. Quando cominciamo a russare o addirittura andiamo in apnea, la saturazione di ossigeno nel sangue crolla bruscamente e questi sensori mandano un messaggio al sistema nervoso centrale che evoca una serie di risposte ormonali e nervose che hanno il risultato finale di risvegliarci, ma nello stesso tempo di aumentare la nostra pressione, la nostra frequenza cardiaca, in modo da permetterci di reagire a una condizione che viene percepita come pericolosa per la sopravvivenza. E quando facciamo queste registrazioni del respiro durante il sonno, scopriamo che ci sono pazienti che hanno 50-60 episodi di apnea per ora, vale a dire ogni minuto hanno un'apnea. Allora lei provi a pensare che cosa, come questo impatta sulla qualità del sonno in primo luogo, ma anche sulla qualità della vita. Perché? Perché chi ha queste reazioni di risveglio indotte da questa attivazione dei chemocettori, di questi recettori che abbiamo nel collo, non raggiunge il sonno profondo, cioè il sonno REM, il sonno dove noi abbiamo il rilasciamento muscolare completo e dove cominciamo a sognare. E un segno di questo sogno è che gli occhi si muovono, difatti si chiama rapid eye movement, sonno con i rapidi movimenti degli occhi. Il rovescio della medaglia in queste condizioni qual è? Quello che poi durante il giorno chi non ha riposato bene, non ha sognato durante la notte, è sonnolento, quindi si mette davanti alla televisione, dopo 3 minuti si addormenta, naturalmente a meno che non veda Telepadova. No, noi nostri si svegliano presto per vederci alla trasmissione, sono belli arzilli, no, ma scherzavo. Quello che è interessante, quello che lei ha detto, il 30% dei casi collegati ad una malattia, che potrebbe essere appunto collegata a queste apnee notturne o ad altre sintomatologie, soprattutto collegate a rene. In questi due casi, in qualche maniera si può guarire quindi l'ipertensione curando la malattia? Beh, certo, allora nei casi di problemi surrenalici noi possiamo intervenire chirurgicamente se riusciamo a capire qual è la ghiandola delle due responsabile. Oppure se sono tutte e due malate, interveniamo con dei farmaci che bloccano l'azione dell'aldosterone. Se invece il problema è le apnee, ci sono vari tipi di approccio. Il primo è quello di accertare che non ci siano
problemi di ostruzione delle prime vie aeree, deviazioni del setto, polipi, malformazioni del palato, un mal posizionamento della mandibola durante il sonno, per cui i rimedi sono individualizzati. E come riusciamo a individualizzarli? Facendo un esame di cui qui a Padova, grazie alla collaborazione con la clinica otoiatrica, siamo all'avanguardia, che si chiama DISE, che sta per Drug Induced Sleep Endoscopy, cioè facciamo in sala operatoria un'anestesia durante la quale il paziente viene addormentato e quindi durante questo sonno indotto artificialmente il medico indaga la sede dell'ostruzione con un endoscopio, cioè con una piccola sonda che permette di capire esattamente qual è il problema. Però per continuare l'elenco ci sono anche varie altre condizioni che possono causare un'ipertensione. Una malattia del rene in primo luogo, una malattia delle arterie renali. Per esempio nelle donne giovani una delle cause più frequenti da ricercare necessariamente è la fibrodisplasia dell'arteria renale, che è una malattia di cui sappiamo abbastanza poco dal punto di vista dei meccanismi, ma che si manifesta con una serie di alterazioni della parete dell'arteria renale che all'arteriografia, cioè quando noi iniettiamo un mezzo di contrasto dentro l'arteria per visualizzare l'arteria, dà un aspetto tipico a corona di perle, perché c'è un susseguirsi di restringimenti e dilatazioni della parete dell'arteria. Allora, in questo caso quello che succede cos'è? È che alla fine dell'arteria, per il susseguirsi di tutte queste alterazioni in serie, cioè una dopo l'altra, succede esattamente quello che succede quando noi annaffiamo il nostro giardino e la nostra pompa si attorciglia un po' alla volta. Allora, presa singolarmente, nessuna di quelle di quegli attorcigliamenti è in grado di bloccare il flusso, ma una dopo l'altra alla fine fanno sì che il flusso si azzeri. Allora, il rene è un organo molto sofisticato, intelligente, se mi passa il termine, ed è fatto per produrre l'urina. Per produrre l'urina ha bisogno di ricevere sangue con una certa pressione e quando questa pressione non è sufficiente mette in opera una serie di meccanismi che servono a mantenere la pressione di filtrazione nel glomerulo e quindi la produzione dell'urina. Questi meccanismi aumentano anche la pressione generale nell'organismo e quindi portano all'ipertensione che finisce anche quando il problema coinvolge un'arteria renale, cioè un solo rene, per danneggiare anche l'altro rene. Ma credo che sia molto illuminante quello che lei ci racconta, soprattutto perché in primo luogo la prevenzione e la cura dell'ipertensione, che è appunto una malattia assolutamente trasversale tra la popolazione e molto diffusa, è affidata ai medici di medicina generale e la terapia che di solito viene somministrata individualmente, insomma, da quello che io conosco per esperienza personale, per conoscere tante persone che prendono la famosa pastiglietta, è appunto una terapia farmacologica per abbassare la pressione. Questo va bene o forse c'è qualcosa da cambiare in questo approccio? No, questo va benissimo, la terapia farmacologica è importantissima, ma prima di cominciare con la terapia farmacologica sarebbe bene porsi la domanda se l'ipertensione abbia una causa che noi riusciamo a identificare. Anche perché allora, il 35% è una percentuale molto alta di cause diverse da una cosa
endogena, diciamo così. Esattamente. E allora il problema qual è? Che spesso i pazienti non vengono mai inviati a un centro dell'ipertensione in grado di approfondire le indagini e quindi cominciano una terapia farmacologica che poi mantengono per molti anni o per tutta la vita, mentre avrebbero potuto essere guariti se si fosse fatta la diagnosi tempestivamente. E questo è un primo problema. Il secondo problema è che è un problema nostro, è che dei medici che spesso i farmaci che vengono prescritti influiscono sui risultati di quelle indagini che ci servono a capire se la ipertensione ha una causa. Quindi. E quindi quando i pazienti ci arrivano sono sotto terapie complesse che ci obbligano molto spesso a riaggiustare la terapia per poter far passare settimane, in qualche caso anche mesi, per poter poi approfondire le indagini. Mentre se arrivassero prima di avere la soddisfazione, tanto settimana più, settimana meno, a questo punto converrebbe fare qualche esame prima di cominciare la terapia farmacologica a questo punto. Esattamente, ma noi abbiamo un pochino nell'organizzazione del nostro centro cambiato negli ultimi anni la filosofia di accesso. Per quale motivo? Perché non possiamo essere utili alla comunità e ai pazienti rivedendo ogni 3 mesi, ogni 6 mesi gli stessi pazienti che ormai sono già inquadrati dal punto di vista diagnostico e possono essere gestiti molto bene dal loro medico di famiglia. Ma vogliamo dare dei percorsi preferenziali a quegli ipertesi che sono di nuova diagnosi, soprattutto se sono giovani, in cui le probabilità di scoprire una causa sono molto più alte, perché in questo modo siamo in grado, come dicevo prima, spesso di riuscire a guarirli definitivamente. E questo naturalmente dal punto di vista farmaco-economico, dal punto di vista del rapporto costi-benefici è enormemente vantaggioso, perché togliere la terapia a una persona che comincia a diventare ipertesa, diventa ipertesa a 35 anni e poi prende i farmaci per 40 o 50 anni con un costo non solo quotidiano per le pillole che deve assumere, ma anche per tutto il monitoraggio della condizione, è una cosa estremamente vantaggiosa. Quindi, professore, volevo chiederle questo: ma questi farmaci che abbassano la pressione anche quando c'è una malattia che l'ha generata, in qualche senso, in un certo senso nascondono questa malattia e questa malattia che fine fa? Si aggrava da sola o in qualche maniera viene guarita dall'effetto di abbassamento della pressione? Beh, è molto difficile dare delle regole generali perché dipende dal tipo di malattia. Per esempio, una causa molto rara di ipertensione è il cosiddetto feocromocitoma. Il feocromocitoma è un altro tipo di tumore delle ghiandole surrenali che origina da una zona diversa delle ghiandole, cioè dalla parte midollare. E il feocromocitoma è una malattia che spesso si manifesta per la prima volta clinicamente con un evento terribile, cioè con un infarto, una fibrillazione ventricolare, quindi una morte improvvisa, una dissecazione o una rottura dell'aorta, un ictus o uno scompenso cardiaco acuto, perché quando questo tumore che libera in modo massivo e improvviso noradrenalina soprattutto e meno spesso adrenalina, la pressione può arrivare ad essere 300 su 200. L'ultimo caso che abbiamo trattato alcuni mesi fa
era di una signora che aveva una lunga storia di ipertensione e ha avuto una crisi di questo genere in ambulatorio davanti a me. Per cui immediatamente l'ho ricoverata urgentemente e dopo alcuni giorni l'abbiamo operata. E il chirurgo, il professor Iacobone, che l'ha operata, io nel frattempo ero all'estero per un convegno, mi ha mandato un messaggino sul telefonino dicendomi: paziente operata, tutto bene, ma record del mondo, perché durante l'intervento, con la registrazione in continuo della pressione con un sistema intraarterioso, questa signora aveva superato 300 e 200 di pressione massima e pressione minima. Però, per cui l'anestesista era diventato viola dalla paura, ma nonostante questo la signora poi è guarita. Tra l'altro, a proposito di primati, voi avete anche operato, primo caso al mondo, una paziente che aveva proprio una malattia renale, guarendola dall'ipertensione. Sì. Adesso non ricordo esattamente il tipo sì, di malattia. È stato un anno fa circa, era una ragazza giovane che aveva un rarissimo tumore secernente renina. La renina è un ormone molto importante che il Padre Eterno ci ha dato per permetterci di difenderci dalla ipotensione, ed è quello stesso ormone che viene prodotto in eccesso dal rene nella fibrodisplasia. Quando ci sono questi piccoli tumori che sono 3, 4, 5 mm di diametro, quindi difficilissimi da vedere, quello che abbiamo fatto è di distruggere il tumore con una crioablazione, cioè con un ago inserito sotto guida TAC dentro il rene fino a mandarlo dentro il tumore. Abbiamo prelevato, prima di procedere, una piccola quantità di cellule per essere sicuri di essere nel posto giusto, e dopodiché abbiamo inviato dentro il tumore alcuni gas che permettono praticamente di congelare rapidamente il tumore e quindi di spaccare le cellule. La ragazza è guarita in modo definitivo, evitando un intervento chirurgico che molto spesso è assai problematico, perché il chirurgo o l'urologo che deve intervenire anche in sala operatoria non riesce a vedere, a visualizzare bene questo piccolissimo tumore, che per di più è dentro il rene. Il rene è un organo molto ricco di vasi, e quindi andare a enucleare il tumore espone spesso al rischio di sanguinamenti importanti. A proposito di farmaci, funzionano, non funzionano? Sappiamo che anche la terapia di avvicinamento a un farmaco per l'ipertensione è particolarmente complessa e non sempre ci si azzecca. Poi magari dopo qualche anno il farmaco non funziona più, bisogna cambiarlo e ricomincia un po' la saga. Ci sono novità da questo punto di vista, farmaci di nuova generazione o cose che si possono raccontare al nostro pubblico? Purtroppo non ci sono grandi novità dal punto di vista farmacologico, per una ragione molto banale, e questa ragione è che l'industria farmaceutica in generale, parlo di grandi industrie farmaceutiche multinazionali, nonostante il fatto che lo stato di controllo dell'ipertensione sia così deludente, come abbiamo detto all'inizio, pensa che il problema dell'ipertensione sia definitivamente risolto, posto che abbiamo a disposizione un centinaio di preparati, di farmaci, sia in combinazione che come farmaci singoli per curare l'ipertensione. In realtà non è così, non è assolutamente così, perché molto spesso quello che succede è che i pazienti sospendono la terapia
perché hanno effetti collaterali dalla terapia e hanno effetti collaterali perché la terapia non è fatta con il farmaco più idoneo per loro. E di conseguenza quello che la Big Pharma, cioè l'industria farmaceutica, pensa è che il problema sia principalmente un problema di aderenza del paziente alla terapia. E in realtà non è così, il problema è che noi abbiamo bisogno di individuare nuovi bersagli farmacologici, quindi di sviluppare nuove molecole che ci permettano di dare al paziente A il farmaco per lui, al paziente B il farmaco per lui, è vero, e così via. Penso che sia un argomento che meriterebbe un approfondimento questo, perché effettivamente mi sembra che si vada un po' a tentoni e a tentativi, senza una regolare quando si prescrive questo farmaco ai pazienti che soffrono di ipertensione, no? Sì, cioè, sono farmaci diversi, con obiettivi diversi? O, cioè, come si arriva allora, a una... I farmaci, adesso senza entrare troppo nel tecnicismo, i farmaci appartengono ad alcune classi generali. E noi abbiamo alcuni indicatori che ci permettono di scegliere il farmaco, per esempio nei pazienti anziani, generalmente i farmaci che funzionano di più sono i calcio antagonisti o i diuretici o la loro combinazione. Nei pazienti più giovani funzionano meglio i farmaci che bloccano la renina e così via. Ma in realtà quello che viene fatto in terapia è un sistema di prova e cambia, cioè se il paziente non risponde al singolo farmaco cambio la classe e se non risponde a quella cambio la terza classe, eccetera eccetera. In realtà noi seguiamo un approccio un po' diverso, che è quello di combinare tra di loro farmaci che agiscono con meccanismi diversi, perché questo ci permette di ottenere un obiettivo molto importante, che è quello di evitare l'insorgenza di effetti collaterali che sono legati alla dose. Quindi quando io uso un singolo farmaco e aumento la dose in modo da raggiungere la dose massima, generalmente alla dose massima avrò un effetto sulla pressione, ma avrò anche effetti collaterali. Mentre invece se uso quel farmaco a una dose bassa e lo combino con un farmaco che ha un meccanismo d'azione diverso e in parte complementare, utilizzo un sinergismo, cioè un potenziamento dell'effetto sulla pressione, e non induco gli effetti collaterali. Quindi noi facciamo un pochino i sarti, il vestito su misura al paziente, o perlomeno dovremmo cercare di fare così. Io veramente ho trovato molto interessante questo tipo di approccio, penso che debba essere anche divulgato ai medici di medicina generale, perché poi dal rapporto con loro penso nasca la sinergia perfetta, insomma, per avere poi un risultato sulla popolazione. Il centro di ipertensione esiste ed è accessibile a tutti, credo, quindi basta solo fare una richiesta al medico di medicina generale per poter avere un accesso. Se qualcuno ha dei dubbi o se qualche medico appunto ha dei dubbi sui suoi pazienti, sicuramente ne avrà tratto giovamento. Io la ringrazio di essere stato con noi questa mattina, non abbiamo parlato di tante cose, si potrebbe parlare con il professor Rossi veramente di moltissimi altri aspetti collegati alle malattie, compresa la demenza senile di cui mi accennava, c'è un collegamento con gli sbalzi di pressione che ovviamente agiscono sulla microcircolazione e sulle nostre piccole arterie o sui vasi sanguigni più periferici, però non abbiamo più tempo e vorrà dire che la inviteremo di nuovo con noi per parlare di questo. Grazie e buon lavoro. Grazie, è stato un piacere e spero che di essere stato utile. Assolutamente. E a tutti voi buona giornata, noi ci vediamo come sempre domani. Buona giornata, arrivederci.